Eccoci, buon pomeriggio, benvenuti all'Aterlite Smart Webinar di oggi dedicato al consolidamento e rinforzo dei solai esistenti. Sono Sabrina Capra, Product Manager per l'isolamento termico-acustico. Oggi qui con me l'ingegner Barlit, referente tecnico per la Toscana e per l'Umbria. Buon pomeriggio, Maxim. Ciao, buonasera a tutti. E l'ingegner Bruggi dell'Ufficio Tecnico di Calcolo. Buonasera Andrea. Buonasera Sabrina e buonasera a tutti. Bene, solo alcune piccole note di servizio per poi lasciare la parola ai relatori. Oggi l'evento è strutturato in tre parti. Nella prima parte l'ingegner Barlit ci parlerà del consolidamento dei solai, quindi delle soluzioni per la soletta mista collaborante con i connettori centro storico e i calcestruzzi strutturali leggeri LECA. Mentre l'ingegner Bruggi proseguirà approfondendo il tema, in particolare con degli esempi di calcolo con i software Laterlite. Potete comunicare con noi durante tutta la durata del webinar attraverso la piattaforma GoToWebinar. A fianco avete uno spazio dedicato alle domande. E quindi nella terza parte dell'intervento, quindi dopo circa un'ora dei nostri relatori, mezz'ora l'ingegner Barlit, mezz'ora l'ingegner Bruggi, avremo mezz'oretta dedicata al question time con le domande che ci porrete attraverso la piattaforma. Domani riceverete un link il link al nostro canale YouTube con le registrazioni dei nostri eventi, tra cui anche quello di oggi. Di conseguenza direi che vi lascio direttamente ai relatori e vi auguro un buon webinar. A più tardi. Passo nel frattempo la parola all'ingegner Barlit come relatore. Eccoci. Ok, grazie Sabrina. Allora, buonasera e benvenuti anche da parte mia. Con me approfondiamo quindi la prima parte del seminario, quindi un breve, diciamo, excursus sulle tipologie dei solai esistenti nel nostro territorio. Tutti i sistemi di connessione, quindi come possiamo intervenire sui nostri orizzontamenti, per cui diciamo la soluzione ormai molto nota a tutti, quella di soletta mista collaborante, quindi calcestruzzi leggeri è un sistema di connessione. Quindi un piccolo focus sulle soluzioni leggere e sul vantaggio delle soluzioni leggere in zona sismica e poi vi farò vedere diciamo due cantieri da vicino, quindi diciamo dalla progettazione alla realizzazione, come si suol dire. Quindi, come sapete bene, in Italia il patrimonio edilizio è molto vasto, troviamo moltissime tipologie di solai. Qua diciamo vi ho fatto un breve riassunto, sostanzialmente quelli più diffusi sono solai in legno, quindi trave principale, diciamo singola o doppia orditura, quindi trave principale, travetto o soltanto la trave principale, poi lastito o la mezzana, solai in acciaio, quindi con delle putrelle o longarine in acciaio, e poi diciamo un riempimento che può essere diciamo fatto con un tabellone piuttosto che con una voltina, per arrivare diciamo ai solai in laterocemento o i solai diciamo di tipo SAP, quindi tutti in laterizio. Per concludere diciamo con i solai ad arco volta. Per cui considerando il fatto che i solai sono diciamo un elemento fondamentale del nostro edificio, perché innanzitutto svolgono il ruolo, quello diciamo di portare il carico verticale, quindi tutti i pesi in gioco, ma anche devono essere in grado di trasferire la forza sismica di piano alle nostre pareti, e diciamo questo collegamento deve essere molto efficace, molto prestazionale, in modo tale da far lavorare appunto le nostre pareti nel proprio piano. Quindi partiamo diciamo in generale dal consolidamento statico, quindi per i carichi verticali, come vi ho già detto, come vi ho già anticipato prima, si interviene generalmente dall'estradosso, quindi con un sistema di connessione che può essere meccanica o chimica, come vedremo un po' più avanti, e un calcestruzzo leggero strutturale. Considerate che il ruolo di questi connettori è fondamentale, perché grazie a questi elementi
si riesce ad aumentare di molto la portata del solaio, perché appunto fanno sì che la sezione diventi mista collaborante. Quindi se diciamo noi sui nostri solai mettiamo semplicemente del calcestruzzo non interconnesso, questo calcestruzzo, diciamo così, diventa una specie di carico appunto portato dal solaio, sì che migliora un po' la prestazione dello stesso, ma grazie a questi elementi di connessione è lì che abbiamo, diciamo, questo grande aumento di portata. Quindi, per quanto riguarda i solai in legno, il sistema di connessione che abbiamo è composto da un prisma e diverse tipologie di viti. Quindi, sostanzialmente, questi sono viti inclinate a 45 gradi e hanno una diversa lunghezza. Questo perché, diciamo, dipende su da che cosa, diciamo, andiamo a consolidare, che sia i travetti o la trave principale. Considerate ovviamente che una vite a 45 gradi è molto più prestazionale rispetto a una vite in verticale, e poi lavora anche meglio in caso di presenza del materiale interposto, che sia, diciamo, il tavolato piuttosto che la pianella di laterizio. E soprattutto nel caso del tavolato, il grande vantaggio di questa connessione è che non c'è bisogno di andare a carotare o comunque, diciamo, di fare dei fori e posizionare questa connessione direttamente sulla trave, cioè va bene posizionarla anche sul tavolato piuttosto che sulla pianella di laterizio. Quindi considerate che questo connettore, quindi con la vite a 45 gradi, ovviamente, diciamo, il passo di questi si può calcolare poi come vi farà vedere la collega, e generalmente il passo è più fitto in corrispondenza degli appoggi, è un po' più largo in mezzeria, e si può intervenire, diciamo, nel caso della orditura semplice, diciamo, quindi col connettore appoggiato sul tavolato e poi, diciamo, con la vite che va a prendere la trave principale. Nel caso della doppia orditura, in realtà si possono fare due diverse tipologie di intervento. La prima consiste nell'andare a consolidare solo il travetto, ok? Quindi, diciamo, qua si fa un foro tra le mezzane, il connettore è posizionato sopra la mezzana e poi, diciamo, con la vite a 45 gradi si va a consolidare il travetto. Nel caso, diciamo, di un intervento un po' più deciso dal punto di vista strutturale, dove c'è bisogno di consolidare anche la trave principale, in questo caso ovviamente bisogna puntellare il solaio, quindi bisogna tagliare il travetto, bisogna casserare e poi, diciamo, in questo caso si va a posizionare il connettore ruotandolo, quindi in posizione verticale, direttamente sulla trave. Per queste applicazioni trovate la nuova vite da 180, quindi, diciamo, quel connettore che è molto più prestazionale rispetto, diciamo, ovviamente a una vite da 13 che era pensata per il travetto, o la vite da 160 che era, diciamo, pensata per l'orditura semplice. E quindi, diciamo, adesso trovate anche la nuova vite da 180. Quindi questo invece sulla destra, qua abbiamo fatto un intervento complesso andando a consolidare sia la trave principale che la trave secondaria, quindi il travetto. Diciamo, quello che abbiamo cercato di fare noi è una connessione semplice, innanzitutto dal punto di vista della posa, ma poi anche, diciamo, pratica per quanto riguarda, diciamo, di chi lo mette in opera, quindi dal punto di vista delle imprese. Considerate che abbiamo sempre lo stesso connettore e cambia la vite in funzione della tipologia del solaio, quindi ci sono tre viti da legno, c'è una vite per rinforzare le travi in acciaio, quindi in questo caso qua si fa un piccolo preforo e viene, diciamo, posizionata questa vite autofilettante. O altrimenti questa connessione, diciamo, ha preso anche una strada un pochino diversa, nel senso che abbiamo cambiato un po' la forma del prisma, e questo connettore adesso si può o incollare con un adesivo specifico, quindi con una pasta epossidica specifica per l'incollaggio acciaio-acciaio, o addirittura, diciamo, si può anche saldare. Quindi in questo caso qua si salda ai lati a cordone d'angolo. Ok.
Dal punto di vista meccanico, ovviamente la connessione saldata resiste molto di più della vitata o della connessione incollata, che diciamo queste due all'incirca hanno le stesse caratteristiche meccaniche. Per arrivare, diciamo, ai solai in calcestruzzo, qua diciamo vi ho riassunto sia solai in calcestruzzo, quindi latero cemento, ma anche solai in laterizio, quindi solai SAP. Per il latero cemento, quindi, c'è sempre il prisma con una vite, in realtà con due viti diverse da calcestruzzo, quindi diciamo anche qua si fa un piccolo preforo e poi viene posizionata la vite, quindi in corrispondenza del travetto. Questa tipologia di connessione però non va bene per i solai di tipo SAP, perché ovviamente diciamo qua non c'è il travetto e quindi diciamo che non si può inserire un connettore meccanico. Per questi casi abbiamo sviluppato, abbiamo sperimentato e certificato una connessione di tipo chimico. Quindi andando un attimo nel dettaglio, appunto ci sono due viti diverse per il latero cemento, la D10 e la D12. Okay? Questa connessione in realtà richiede anche una certa dimensione del travetto, che deve essere 8 cm. Quando diciamo il solaio è rasato, quindi senza una soletta esistente, o 7 cm nel caso di presenza di una soletta almeno da 2 cm. Quindi capite che appunto nei solai di tipo SAP, quando magari il travetto è pari a 2 o 3 cm, questa connessione non si può inserire perché appunto diciamo ci sono dei limiti tecnici, ma anche ovviamente dei limiti pratici. Il connettore chimico nasce per solai di tipo SAP, però ovviamente può essere impiegato anche nei solai latero cemento, nei solai di tipo varese, nei solai diciamo dove c'è un travetto o comunque diciamo dove c'è il laterizio. Okay? Queste sono diciamo le resistenze del connettore chimico che trovate, quindi sostanzialmente diciamo è una connessione molto molto prestazionale che lavora ovviamente in maniera diffusa, non più quindi una connessione puntuale, ma è un qualcosa che si dà su tutto il solaio. Considerate che allora è una resina epossidica bicomponente, ok? Quindi la modalità di posa è la seguente: innanzitutto bisogna pulire bene il solaio, cioè bisogna aspirare tutta la polvere esistente, ok? Quindi questa connessione si può dare a spruzzo, diciamo per i cantieri all'incirca superiore a 50-60 metri quadrati, per i cantieri piccoli la si può dare anche a rullo o a pennello. Okay? Quindi come funziona? Allora, come vi ho detto, bisogna aspirare il solaio, si stende il connettore chimico e poi si fa il getto di calcestruzzo fresco su fresco. Quindi bicomponente A più B, nel caso diciamo della soluzione spruzzata, quindi con la lancia tramoggia, questa si spruzza anche direttamente sulla rete elettrosaldata già posizionata, nel caso ovviamente di posa a pennello, diciamo prima stendo il connettore chimico e poi metto la rete, ok? Una volta che abbiamo consolidato i nostri solai dal punto di vista statico, quindi abbiamo aumentato la portata, quindi la resistenza ai carichi verticali, dobbiamo preoccuparci anche del collegamento, dei nostri solai alle nostre pareti. Cos'è che viene fatto? Allora, ovviamente i solai, come vi ho già detto prima, sono quelli che fanno da diaframma di piano, quindi ripartiscano la forza orizzontale, la forza sismica e diciamo, fanno sì che il solaio, diciamo, cioè che la parete lavori nel proprio piano, ovviamente diciamo nel piano della propria resistenza. Cosa è successo negli eventi sismici passati? Siccome diciamo non c'era un adeguato collegamento, diciamo c'erano molti distacchi, ribaltamenti di pareti o addirittura di sfilamenti di travi, ok? Quindi quelle non erano delle connessioni diciamo in grado di portare, diciamo di resistere alle azioni sismiche. Quindi quello che abbiamo cercato di fare noi è una connessione semplice ma allo stesso tempo molto funzionale e consiste in questo sistema chiamato perimetro forte,
composto da questo connettore perimetrale che viene appoggiato sul solaio, vedete qua, poi c'è una dima a 45 gradi, quindi che è già saldata al connettore, dove dentro si fa passare la punta del trapano, quindi si fa un foro esattamente a 45 gradi inclinato, quindi nella parete, si soffia, si pulisce il foro, si mette l'ancorante chimico e poi diciamo si serra questa barra che è un B450C zincato e filettato in fondo. Ok? In seguito vengono diciamo, progettati, calcolati questi connettori e si stendono dei ferri longitudinali, quindi generalmente dei FI12, uno qua e uno qua, negli appositi spazi per fare da cerchiatura perimetrale interna. Quindi vedete qua, è un qualcosa che viene posizionato appunto in corrispondenza delle pareti portanti. Ora, qui vi ho riportato il caso del solaio in legno, però ovviamente va bene per qualsiasi tipo di solaio. E ovviamente questo è un qualcosa che si utilizza, diciamo, quando non c'è un cordolo esistente, perché chiaro, se noi ci troviamo nei solai in latrocemento col sistema costruttivo in calcestruzzo armato a telaio, questo sistema qui, diciamo, può essere evitato, ok? Quindi connettore perimetrale in corrispondenza delle pareti portanti, foro, connettore, quindi la barra inclinata, e poi diciamo delle armature longitudinali che collegano tutti i connettori, quindi poi sopra si mette la rete e si fa il getto. Quindi tutti questi interventi è bene studiarli, è bene progettarli con una certa attenzione per quanto riguarda, diciamo, le masse in gioco, perché ovviamente la forza sismica è una forza di massa, quindi più massa ci mettiamo, più forza sismica dobbiamo supportare. E qua vi ho riportato un esempio banale, diciamo, di una ristrutturazione di un edificio a quattro piani fuori terra. Facendo un consolidamento diffuso quindi su tutti i solai all'incirca 100 metri quadri per piano, utilizzando una soluzione leggera composta da un calcestruzzo leggero e un massetto leggero, questa soluzione pesa circa 140 kg al metro quadrato rispetto a una soluzione tradizionale di pari altezza, diciamo, si risparmia circa 40% in peso, quindi 100 kg al metro quadrato. Il che si traduce in un edificio del genere a un risparmio in fondazione pari a 110 tonnellate. Ovviamente, diciamo, è un carico notevole, cioè noi in realtà non ci pensiamo mai quanto peso possiamo togliere, quanto peso possiamo risparmiare, diciamo, utilizzando delle soluzioni leggere a confronto con quelle pesanti. Però il discorso di alleggerimento c'è molto spesso, magari, siccome diciamo in cantiere ci sono diverse figure, diversi progettisti, magari diciamo lo strutturista che progetta soltanto l'intervento di connessione, quindi di consolidamento del solaio, e poi diciamo quello che viene messo sopra, cioè lui considera magari un carico totale, però in realtà la mia collega poi vi farà vedere che il discorso di alleggerimento vale per tutti gli strati, cioè sia per quanto riguarda i calcestruzzi, ma anche per quanto riguarda gli strati successivi, che siano sottofondi, massetti o diciamo sistemi in basso spessore, come diciamo sistemi di riscaldamento a pavimento. Quindi bisogna cercare di alleggerire non solo per quanto riguarda i calcestruzzi, ma appunto anche per gli strati successivi. Per farvi un esempio, noi abbiamo quattro diversi massetti leggeri, ok? Cioè, per prendere quello il più noto, il più conosciuto di tutti, l'Ecamix facile, che pesa la metà di un sabbia-cemento. Quindi, utilizzando magari l'EcaCLS 1400 kg al metro cubo e utilizzando un l'Ecamix facile a 1000 kg al metro cubo, si risparmia molto molto peso rispetto a una soluzione pesante dove si utilizza un calcestruzzo a 2400 kg al metro cubo e un massetto a 2000 kg al metro cubo. Va detto che la scelta del massetto in realtà è in funzione della finitura, quindi il committente che decide diciamo una finitura, che sia resina, ceramica, parquet o qualsiasi cosa, e poi diciamo c'è un massetto adatto per ogni tipologia di finitura.
giusto per dirvi due parole in più su questa cosa, cioè ci sono dei massetti che possono essere utilizzati all'esterno, dei massetti che devono essere utilizzati soltanto all'interno, e quello appunto dipende soprattutto, diciamo, dalle caratteristiche del prodotto, ma soprattutto anche dalla finitura. Però appunto, quando ci sono spessori molto elevati, si preferisce, diciamo, di spezzare questo massetto e quindi, diciamo, di fare una soluzione bistrato, dove magari, per farvi un esempio, se avessimo a disposizione circa, che ne so, 13 centimetri di spazio, quindi da riempire, possiamo fare sia, ad esempio, un LECA mix facile per tutti i 13 centimetri, ok? Però possiamo anche fare una soluzione bistrato, dove ad esempio possiamo fare 6 cm di un LECA Cembini che pesa 600 kg al metro cubo e sopra fare il LECA Mix Facile a 1000 kg al metro cubo. Quindi in questo caso qua in realtà si alleggerisce ancora di più grazie a questi sottofondi che appunto pesano meno e servono, diciamo, per alzarsi di quota. Quindi due casi studio in breve. Allora, come già vi ho fatto vedere qui, questo è un cantiere che abbiamo fatto a Viadana, in provincia di Mantova. Quindi rinforzo di travetti e rinforzo delle travi. Cioè, in genere a che cosa si pensa innanzitutto? Cioè, ovviamente va capito se la trave principale deve essere rinforzata o meno, ok? Perché ovviamente in questa tipologia di solaio quella che porta il carico è appunto la trave principale. Quindi qua ci sono due diversi casi, c'è un caso in cui la trave principale è già cioè dimensionata bene, non è imbarcata, quindi è molto resistente e non dà, diciamo, segni di usura. Ok, allora in quel caso lì andiamo a consolidare solo i travetti, perché magari questi travetti sono un po' imbarcati, allora in quel caso lì, diciamo, si rinforza solo il travetto. Questo invece è stato un intervento dove abbiamo rinforzato sia la trave principale che i travetti, perché appunto qua, diciamo, la trave principale era un po' sottodimensionata. E poi considerato ovviamente che, diciamo, le luci in gioco erano abbastanza elevate, ma soprattutto, diciamo, che qua poi si voleva fare, diciamo, un pacchetto composto anche da un riscaldamento a pavimento, quindi diciamo che i carichi più elevati rispetto a prima, ok? Allora, in questo caso qua appunto bisogna puntellare la trave principale, bisogna casserare, quindi vedete qua, diciamo, c'è una tavola che in realtà non si vede. Cioè si vedrebbe da sotto, ok? Quindi il connettore è stato posizionato in maniera diciamo rotato in verticale, quindi diciamo per aumentare un po' l'aggrappo al calcestruzzo, e quindi poi sempre una vite a 45 gradi. E quindi diciamo che qua utilizzando, diciamo, il nostro software di calcolo è stato possibile determinare il passo dei connettori, quindi in realtà, diciamo, la collega poi ve lo farà vedere, sia per quanto riguarda la trave principale che la trave secondaria. Considerate che quando, diciamo, si fanno questi interventi sulla trave principale è bene integrare qui facendo anche un cordo, quindi con quattro, diciamo, ferri e una staffatura, diciamo, in questo modo qua diventa sostanzialmente una sezione resistente a T. Quindi qua vedete, diciamo, una foto con i connettori, diciamo, che erano abbastanza fitti, ma perché, come vi ho detto già prima, la trave era un po' sottodimensionata per quanto riguarda diciamo i carichi verticali. Però vi dico che c'è, diciamo, anche un feedback che abbiamo avuto dall'impresa, sono rimasti tutti soddisfatti, diciamo, i connettori sono stati posati in maniera veloce, qua in realtà c'era un tavolato, quindi sostanzialmente si metteva il connettore, cioè, con una martellata, diciamo, si fissava la vite e poi semplicemente si andava, diciamo, ad avvitare la vite in corrispondenza del travetto, quindi direttamente appoggiata al tavolato. In più è stato utilizzato anche il sistema perimetro forte, perché appunto, diciamo, per fare una cerchiatura
completa, diciamo, su tutto il piano, diciamo, qua l'intervento riguardava, se non mi ricordo male, addirittura due piani. E quindi diciamo che tutti questi solai sono stati rinforzati in questo modo. Quindi qua vedete, diciamo, altri campi. Va detto che, allora, diciamo, qua si vede bene che il connettore in realtà è un po' più fitto in corrispondenza degli appoggi, è un passo un po' più grande in mezzeria. Ora, vabbè, qui c'è il travetto che è abbastanza piccolo come dimensione, però diciamo lo stesso passo lo ritrovate anche sulle travi. E dal calcolo generalmente vengono fuori 4 o 2 connettori per travetto. Ok, lì ovviamente in funzione, diciamo, della dimensione del travetto stesso, in funzione dei carichi e in funzione del passo dei travetti stessi. Per cui in più qui è stata utilizzata anche la membrana centro storico. A che cosa serve? Allora, in realtà è una membrana traspirante in un verso e impermeabile nell'altro verso. Perché appunto qua, essendoci il tavolato, quando uno fa il getto di calcestruzzo sopra, diciamo che il tavolato potrebbe, vabbè, a parte diciamo che queste tavole sono accostate bene, però ovviamente un po' di spazio tra le tavole c'è. E quindi questo tavolato potrebbe innanzitutto assorbire un po' d'acqua del calcestruzzo e quindi poi di conseguenza potrebbe un po', come dire, marcire, per cui bisogna proteggere questo tavolato dall'acqua, diciamo, del getto, ma bisogna proteggere anche il calcestruzzo appunto dalla perdita dell'acqua, perché poi ovviamente non avrebbe più le stesse caratteristiche, diciamo, dichiarate in scheda tecnica. Quindi una membrana a protezione del tavolato e quindi poi un unico getto. Poi alla fine qua abbiamo gettato il calcestruzzo leggero strutturale, diciamo, su tutto il piano, ovviamente. Ok, allora, qua un altro cantiere di consolidamento di un solaio SAP, questo diciamo in centro a Firenze. In realtà a Firenze non ci sono moltissimi solai del genere. Molto spesso sono presenti solai in legno, però a volte capitano questi solai e sono messi molto male. Ok, diciamo che anche qua diciamo, l'intervento è stato calcolato, è stato progettato utilizzando il connettore chimico e qua è stato necessario anche fare qualche irrigidimento in spessore del solaio. Ok, perché appunto. Diciamo per quello che si voleva fare qui, il connettore chimico e basta, diciamo non portava il solaio a verifica. Quindi in che cosa consiste, l'intervento? Allora, anche qua, viene puntellato il solaio, ok? Poi viene sfondato, diciamo, un travetto di laterizio ogni, se non mi ricordo male, 3 o 4. E quindi poi viene dato il connettore chimico qua ai lati e poi viene gettato il calcestruzzo, diciamo, su tutta la parte restante del solaio. Quindi diciamo che sia qua all'interno dell'irrigidimento che qui ai lati. Quindi sostanzialmente in questo modo qua si rende collaborante il tutto insieme appunto a questo connettore chimico e diciamo si porta il solaio a verifica in questo modo qua. Considerate che allora, qui lavoravano in diversi operai, quindi diciamo che l'impresa era molto strutturata e ben organizzata. Gli abbiamo dato un po' di assistenza, quindi diciamo io in prima persona sono andato in cantiere a spiegare tutte le modalità di posa, quindi per cui se vi serve un qualcosa, diciamo un supporto da questo punto di vista, siamo disponibili a farlo. Quindi considerate che qua appunto pulizia del supporto, stesura del connettore chimico, qua è stato spruzzato quindi già sulla rete, come avete visto nell'immagine precedente, poi diciamo si è gettato il calcestruzzo fresco su fresco su tutta la superficie del solaio. Allora, io vi ringrazio per l'attenzione, ci rivediamo dopo per le domande. Ottimo, bene. Grazie Maxim, molto esaustivo, hai fatto vedere tutte tante stratigrafie e soluzioni.
Per cui direi di approfondire ulteriormente questa tematica. Passo la parola all'ingegner Bruggi, che ci parlerà invece e ci mostrerà dei veri e propri esempi di calcolo con il nostro software. Buona, bene, buonasera. Se puoi mostrarlo a tutto schermo, per cortesia. Assolutamente sì. Ottimo. Perfettamente. Quindi ringrazio i colleghi per il passaggio di parola e vi saluto. E, come anticipato dalla collega, sono l'ingegnere Andrea Bruggi, faccio parte dell'ufficio tecnico e in questa seconda parte, se vogliamo, di questo webinar vedremo appunto tutto quello che è il mondo dei nostri software, quindi l'assistenza che diamo anche sotto questo punto di vista ai progettisti o agli operatori che quindi vogliono chiaramente progettare con i nostri interventi con un supporto ancora maggiore. E dopodiché vi ho portato proprio due esempi di calcolo anche in stretta correlazione a gli esempi che abbiamo appena visto delle case history dell'ingegner Bandit. Ma iniziamo subito quindi con il mondo, diciamo, degli applicativi. Per il mondo Lega, chiaramente ogni tipologia di solaio noi offriamo un software specifico per valutarne la connessione. Sono applicativi veramente user friendly, quindi come vedete la schermata è molto basica, si riconosce il tipo di solaio sicuramente già in prima battuta scaricandolo. Dopodiché, in generale, i nostri software sono composti da due macro sezioni. Una parte che per il mondo solare, se vogliamo, la parte di sinistra, è tutta quella relativa all'immissione dei nostri dati di input. Quindi tutto quello che noi abbiamo di caratteristiche del nostro solaio, in questo caso del solaio acciaio che vi sto mostrando, quindi con la dimensione dell'IPN, dell'IP che abbiamo, il tenore di acciaio, le varie luci, con la possibilità anche eventualmente di selezionare un profilo metallico trovato nel menu tendina come profilo utente, ovvero quando ci andiamo a scontrare, soprattutto nel reale, dobbiamo delle putrelle che vuoi per ammaloramento, vuoi anche per una certa connotazione storica antecedente a quelle che sono le forme più classiche di putrelle che troviamo attualmente in commercio, hanno delle dimensioni o delle geometrie un po' particolari. Il software permette anche di inserire quindi queste dimensioni. E poi chiaramente tutte la possibilità di completare la stratigrafia. Questo non vuol dire che, per esempio, se vuoi per scelta nostra progettuale o di spazi proprio relativi all'intervento, noi quindi non utilizziamo un sottofondo, per esempio, non dobbiamo per forza andarlo a inserire, ma semplicemente selezioneremo non presente. Quindi il software veramente ci permette di inserire tutta la stratigrafia non necessaria. Nelle parti invece di destra abbiamo un'anteprima di quelle che sono gli output, quindi a seguito del calcolo noi vediamo già un riepilogo delle verifiche e quindi capiamo già se la soluzione che abbiamo scelto è più o meno idonea per il nostro tipo di solaio. E nel riquadro azzurro capiamo anche la disposizione del sistema di connessione, in questo caso quindi il connettore acciaio avvitato, per la putrella specifica. Inoltre, nella parte sottostante troviamo tutta una serie di pulsanti, dove l'ultimo è quello delle relazioni, che invece che una schermata riassuntiva come quella della schermata principale, invece ci fornisce proprio una relazione dettagliata. Chiaramente, quello era un esempio per i solai in acciaio, ma abbiamo anche il software specifico per i connettori legno con tutte le tre viti che vi ha mostrato prima l'ingegner Barlit, e dove vedete immediatamente la facilità, la semplicità e anche la somiglianza con quello prima dell'acciaio. Abbiamo proprio voluto ricreare tutto un pacchetto di applicativi molto semplice, molto simili tra loro, in modo da rendere meno confusionale tutto quello che è l'immissione dei dati. Chiaramente cambia per la geometria dei solai e il software, in questo caso, in questo specifico del legno, sceglie anche autonomamente la vite ottimale per la tipologia di solaio proposto, quindi in relazione a la dimensione del travetto, le luci in gioco, comunque molte caratteristiche. Lui va a selezionarmi già la tipologia, una vite da 130 piuttosto che una più grande da 180, e anche a
in orizzontale i classici 40 centimetri, 4 centimetri, oppure in verticale, quindi per altezze maggiori, magari dove abbiamo solette più, sicuramente più consistenti. Quindi, come vi dicevo, questa invece è la schermata dei software in laterocemento. Ancora una volta troviamo una schermata ormai molto familiare, chiaramente leggermente più, sembra più costruito con più dettagli, ma è dato dal semplice fatto che i solai in laterocemento hanno una composizione un po' più complessa, ovvero intervengono in gioco le geometrie, vabbè, chiaramente la geometria classica, le luci, ma anche tutto quello che è la formazione dei più livelli di armatura all'interno dei nostri travetti, ma anche qui nulla di nuovo. E ancora una volta nella parte di destra già abbiamo un'anticipazione di verifiche e quindi passi dei connettori. Abbiamo voluto poi ricreare anche ultimo chiamiamolo software in casa Leica, ma la Terlite della divisione Leica, è il software del perimetro forte, che ancora una volta si rifà molto a quelli che sono i software che utilizziamo per il consolidamento dei solai. Ha una leggera variazione, quindi la differenza output-input non è più destra-sinistra, ma è sopra-sotto, ma sostanzialmente cambia veramente poco. Ed è suddiviso in tre sottosezioni, se vogliamo, perché chiaramente il calcolo del collegamento del nostro orizzontale, del nostro solaio, con la trasmissione per le forze antisismiche sugli elementi in verticale, chiede un attimo più di dati, quindi un attimo più di elaborazione per quanto riguarda le geometrie e i maschi molari a cui io affido sostanzialmente la resistenza al sisma, e poi tutta una parte di componente di come si forma la stratigrafia, quali sono le armature che inserisco a livello impalcato, e anche tutto il mondo sicuramente importante per questo tipo di intervento dei parametri sismici e quindi di tutti i coefficienti, o di PGA o che si voglia di caratteristiche del sottosuolo. Anche in questo caso, appunto, nella parte inferiore, si rimanda ancora una volta a quelli che sono delle anticipazioni delle verifiche, quindi non serve andare subito in relazione per capire se la disposizione, i maschi molari e quindi tutte le scelte che ho fatto portano alla corretta verifica e quindi a un passo adeguato del sistema di connettore di perimetro forte, ma ho un'anticipazione anche qui in schermata principale. Inoltre qui sono anche indicati ben in maniera suddivisi quali sono i passi nelle due direzioni. Questo per voler dare diciamo, la possibilità anche di applicare un passo difforme a seconda della direzione che sto andando a posizionare il mio connettore. Poi chiaramente per semplicità di cantiere potrei anche andare sicuramente ad uniformare questi passi. Ma entriamo nel vivo e negli esempi di calcolo che vi ho voluto mostrare questo pomeriggio. Allora, il primo riguarda un intervento di consolidamento di un solaio legno, dove qui vi ho riportato, diciamo, delle caratteristiche abbastanza classiche di un solaio in semplice orditura che possiamo analizzare con una classe di legno, quindi una C22, un travetto 14x14 con un assetto 2 cm. E anche qui una luce da 4,50 m con i suoi relativi interessi, che sono condizioni abbastanza standard, con una luce che inizia a essere anche discretamente importante. L'intervento che si vuole pensare di andare a analizzare come idea potrebbe essere la realizzazione di una soletta collaborante da 6 centimetri, per poi andare anche a dare la possibilità, per esempio, di andare a inserire un sistema perimetro forte, quindi mi servono almeno 6 centimetri, con il nostro calcestruzzo leggero Leica CLS 1004 e utilizzando il connettore centro storico legno. Ma in più vi ho portato anche un confronto di stratigrafie, proprio per andare anche incontro a tutto quello che abbiamo visto prima con l'ingegner Barlett, che quindi l'importanza dell'alleggerimento non è solo nei calcestruzzi, ma quanto se ne può beneficiare anche in tutto un pacchetto costruttivo per il nostro consolidamento del solaio. Quindi fare un confronto al netto della stessa altezza che io posso avere, quindi io posso avere
solo 15 centimetri, 16 centimetri a disposizione. 6 me li gioco sostanzialmente con una cappa di calcestruzzo collaborante, con il nostro connettore legno, e poi avrei 10 centimetri per andare a chiudere il mio pacchetto. Da una parte vedremo il caso in cui fare un assetto tradizionale pesante, e invece vedremo anche il confronto con un bistrato fatto da un massetto e un sottofondo entrambi alleggeriti. Come si inseriscono questi nei nostri software? Beh, semplicemente come avevo mostrato prima, quindi la prima parte superiore, quella relativa al solaio, quindi dove ritroviamo le geometrie di trave travetti, dell'assito, delle luci, la scelta del calcestruzzo, vi hanno detto 6 cm di 1004, e poi nella parte inferiore tutto quello relativo ai carichi. Quindi inseriamo come massetto appunto i nostri 5 cm di Lecamix facile e un 5 cm di sottofondo. Inoltre cosa facciamo? Questo sicuramente non sono gli unici carichi gravanti sul nostro solaio, ma avremo anche l'incidenza di tramezzo e pavimento che andremo a inserire in altri carichi permanenti. Poi sicuramente ci sarà anche la componente, qui ho inserito, dei QK, quindi degli accidentali, come i classici 200 km². Dopodiché, premendo calcola, qui si riportano già la soluzione, quindi dice con questo pacchetto costitutivo il numero di connettori affinché le verifiche siano soddisfatte, tutte le verifiche siano soddisfatte, quindi sia lato legno che lato calcestruzzo, ma anche quelle di deformabilità, quindi legate alla freccia, mi portano a un passo di connettori diviso tra L quarti e L mezzi, come al solito, e sempre in relazione dell'ottimizzazione del connettore, e complessivamente quindi a un numero di 28 connettori per trave. Già qui vediamo l'indicazione, come dicevo prima, già il nostro software ci dice che la vite che ottimizza il numero di connettori per questa soluzione è la L180. Quindi con la L180 questo è il numero di connettori minimo per portare a verifica la nostra trave. Ma come cambia se invece io non voglio utilizzare anche un massetto e un sottofondo alleggerito e quindi decido di fare un classico massetto pesante? Beh, a questo punto, come vi dicevo, possiamo tranquillamente non inserirli e quindi mettere non presente. Il software comunque funzionerà bene e farà il calcolo comunque, ma chiaramente dovrò andare a incrementare, oltre ai 110 km² che avevamo scelto come carichi aggiuntivi per tramezze e pavimento, anche il peso del nostro massetto da 10 cm tradizionale. Bene, premendo il tasto calcola, vediamo che questo incremento di peso rispetto a una stratigrafia leggera, in questo caso porta ben due problematiche. Uno relativo alla deformabilità della trave, e questo si potrebbe, non in questo caso che è molto molto esteso, stiamo parlando di una differenza considerevole tra quelli che sono i termini minimi per la verifica, che sono riportati sostanzialmente a livello di deformabilità appunto nella riga, quindi già sappiamo con cosa scontrare le nostre verifiche rispetto a quello agente, quindi quello che sta succedendo attualmente nel nostro solaio, e quindi potremmo andare a intervenire sui livelli di rigidezza ammessi dal nostro solaio se stessimo parlando di freccia, comunque di un abbassamento inferiore. Ma vediamo che ha un altro problema ancora più importante il nostro solaio con questi carichi, che va in crisi anche per tensoflessione del legno, e a questo proposito purtroppo non si può intervenire. Quindi sostanzialmente con l'utilizzo di questo massetto pesante, questo incremento di carichi apportato alla mia struttura, nonostante poi io scelga comunque di utilizzare un calcestruzzo alleggerito, non è sufficiente la leggerezza e la resistenza che sto andando a fare, e quindi il solaio non verifica neanche quel numero massimo di connettori posizionabile. E quindi questo è un aspetto, ancora una volta, quindi non solo una scelta di calcestruzzo leggero, ma anche di massetto e sottofondo, quindi un intero pacchetto costruttivo alleggerito, ha vantaggi quindi non solo in termica e acustica, ma sicuramente
a livelli di carica e quindi poi in finalizzazione del progetto. L'altro esempio che vi ho voluto portare, sempre per riprendere, diciamo, quella che è la case history che vi ha portato prima anche il mio collega, sono i solai laterocemento di tipo SAP, che sappiamo bene essere presenti molto sul territorio, poi in percentuale differente a seconda delle regioni di pertinenza, ma comunque è stata una tecnologia costruttiva che negli anni aveva preso molto piede, ma purtroppo sappiamo anche essere una tipologia di solaio con molte carenze e molte problematiche. Quindi qui ci sono riportate appunto le geometrie che rientrano nel calcolo, che sono delle geometrie classiche di un solaio SAP, anzi sono voluta rimanere anche abbastanza buona su quanto riguarda la resistenza del calcestruzzo, che solitamente per un solaio di questo tipo esistente è anche molto, molto inferiore. E abbiamo per esempio, ci mettiamo nella casistica di avere questo solaio di tipo SAP e di però, essendo un edificio molto vecchio e quindi con poco margine di movimento, io non posso andarmi ad alzare con stratigrafie di un certo spessore, ma ho solo 5 centimetri al netto del mio solaio, quindi poi e della pavimentazione chiaramente che io voglio andare a realizzare sopra, per mantenere poi i miei spazi interpiano. Quindi quale può essere la soluzione? Beh, sicuramente quindi non posso andare a fare tutta una stratigrafia bistrato, ma anche monostrato, quindi devo ricorrere a un nostro calcestruzzo della gamma, che è il calcestruzzo centro storico, e quindi che nasce proprio per intervenire in criticità e in questi tipi di casi, che è un calcestruzzo, grazie alle sue caratteristiche antiritiro, è assolutamente adatto a questa posa e quindi subito pavimentabile, cioè a seguito della maturazione, direttamente pavimentabile senza l'ausilio di un massetto superiore. E com'è la connessione di questo calcestruzzo? Beh, sul solaio SAP non abbiamo la presenza di un traletto, quindi la soluzione per rendere collaborante la nostra soletta è sicuramente la connessione chimica. Come si va ad analizzare? Vediamo bene che in questo caso, con quelle caratteristiche di geometria, anche con carichi qui che vi riporto molto bassi, quindi siamo andati a dire ok, un pavimento non particolarmente pesante e andando a prendere i limiti da normativa minimi per le tramezzature, quindi un 80 kg al metro quadro per tramezze, per esempio in cartongesso leggere, comunque il solaio, le verifiche classiche a solaio, non vi torna, non è per momento flettente positivo, vediamo in campata di quanto siamo lontani dalla verifica, ma tantomeno di taglio. Questo perché, vabbè, come sappiamo, i solai, i travetti, anche in questo caso, anche se di fatto non esistono, quindi la pignatta armata non ha presenza di armatura specifica taglio, quindi siamo nell'ambito delle verifiche di elementi senza armatura specifica e quindi il rapporto anche dell'esiguità della mia base del mio travetto, parametro che entra in gioco nelle verifiche a taglio di questo tipo, quindi praticamente assente, mi porta molto lontano anche delle verifiche a taglio. E quindi come si può intervenire? Adesso lo vedremo come si può intervenire, sempre rimanendo comunque nel limite, nell'idea del nostro problema dei 5 centimetri. L'unica cosa che volevo prestare attenzione è la verifica del connettore chimico, che quindi a monte delle verifiche, come abbiamo visto, molto lontane dal superamento normativo di taglio e momento. Se andiamo ad analizzare con la semplice forma del taglio alla Juraschi l'interfaccia e quindi le sollecitazioni di Tau che si verificano con quelle che offre il connettore chimico, vediamo quanto, nonostante il solaio abbia sicuramente problemi, quindi questa non è la soluzione che porta a verifica il mio solaio, ma sicuramente l'unico problema che non ha questo solaio, anche solo i 5 centimetri di soletta, è l'adesione della nuova soletta con il solaio esistente. Vediamo quanto siamo lontani dal raggiungimento della tensione limite per la verifica di adesione. Ma quindi
come possiamo intervenire su questi solai quando siamo così lontani dalla verifica, ma comunque non ci basta un miglioramento, ma dobbiamo proprio andare incontro ad un adeguamento, quindi a verificare il nostro solaio. Beh, vi ho portato qui un esempio di una slide dove vi ho portato, se vogliamo, dei cugini alla lontana, ma diversi in conformazione, ma che presentano problemi molto simili ai solai SAP, ovvero il mondo dei solai Varese, dove vi ho voluto proporre quali sono delle possibili soluzioni per portare a verifica questi solai. Quindi, nel momento in cui siamo abbastanza vicini, se vogliamo, alle verifiche da normativa, quindi non siamo molto lontani dal superamento, potremmo inserire dei semplici pannelli in polistirolo, comunque ne alleggerito, un EPS per esempio, e creare in pochi centimetri, quindi anche solo con 2-3 centimetri di pannello e poi i nostri 5 centimetri di soletta, una membratura, quindi con un piccolo travettino a T, che sfruttando quindi l'altezza e l'aumento dell'inerzia mi porta già al superamento delle verifiche. Ma quando, come nel caso per esempio in oggetto adesso, o anche in altri casi, siamo molto lontani dal superamento delle verifiche, beh, allora dobbiamo pensare a degli interventi un po' più intensivi, un po' più massicci. Questi sono i classici, quelli che noi definiamo gli interventi di irrigidimento. L'irrigidimento del solaio può essere in spessore di solaio, e quindi all'interno dello spazio del solaio, come l'esempio che vi ha fatto vedere prima l'ingegner Barlitt e come quello che andremo a visionare, quindi dove sostanzialmente io scartello da sopra la mia pignatta e la uso come cassero sostanzialmente per la realizzazione di un nuovo travetto, e sopra getterò poi in continuità la mia soletta, quindi sostanzialmente l'intervento rimane esattamente nell'altezza che io avevo ideato inizialmente, prima proprio nel primo approccio del progetto. Oppure, qualora la possibilità, non è il caso, per esempio, dell'esempio in cui vi sto attenzionando, però può essere un caso reale dove, per esempio, siamo in copertura o comunque ho degli ambienti molto, molto alti, quindi le altezze non sono un problema. Io potrei andare anche, sempre intervenendo di nuovo con i pannelli alleggeriti, ma spostandomi su altezze sicuramente più considerevoli, quindi con almeno 12 centimetri, se pensiamo a 6 centimetri di pannello più 6 di soletta, vado a realizzare dei veri e propri travetti, sfruttando appunto il gioco che hanno con i pannelli di alleggerimento, e anche questi opportunamente, chiaramente armati sia longitudinalmente che con specifica armatura taglio, e quindi mi vado a creare sostanzialmente un solaio nuovo che va a portarsi il solaio SAP, o Varese che sia, precedente. Chiaramente, visto che il problema iniziale era quello del basso spessore, e quindi che avevo solo quei 5 centimetri, non avevo possibilità, margine di salire in altezza, beh, sicuramente la soluzione più adatta per questo specifico esempio è l'irrigidimento nello spessore del solaio. E come si va, come si realizza? Beh, si realizza appunto, come vedete, il corretto dimensionamento delle armature, poi si vanno appunto a scartellare, e all'interno si inseriscono le barre longitudinali e le staffature che escono dal calcolo. Esce dal calcolo anche l'interasse stesso dell'intervento. Quindi ci sono casi in cui, voglia per i carichi, voglia per le luci, comunque tutte le condizioni a contorno, io posso avere interassi più ridotti e quindi andare a rompere una pignatta ogni due, ogni tre, oppure per conformazioni particolari questo intervento potrei andarlo ad ottimizzare e quindi anche fare un interasse più esteso, rompere ogni 5, 6. Chiaramente mi comporta un dimensionamento delle armature con cognizione di causa, ma se appunto le geometrie e le luci me lo permettono, chiaramente si può ottimizzare la soluzione. In questo caso, quindi, avendo il nostro solaio, il classico SAP, quindi da 20 centimetri più la sporcatura di calcestruzzo come travetto, abbiamo quindi una nuova base che stiamo dimensionando di 20 centimetri, che valuteremo, l'altezza
che vedete la nostra nuova trave 18, che non è un errore nei confronti del solaio SAP 16 che vi indicavo prima, perché prima vi indicavo un 16 più 2, ovvero sopra il nostro solaio SAP non era un solaio rasato, ma aveva un 2 cm di cappa, che non devo andare a rimuovere su, a meno che non sia completamente disgregata, che sfarini o abbia problemi chiaramente consistenti, però se ha ancora una buona cappa, non devo andare a rimuovere su tutta la superficie del mio solaio. Posso andare semplicemente a carotarmela nella sezione dove io voglio andare a realizzare l'intervento, quindi il mio travetto poi complessivo sarà di un'altezza 16 più 2, con la mia, abbiamo detto, ho solo 5 centimetri, quindi la mia ala della mia T rimane di altezza 5 centimetri e voglio provare a valutarla con un interasse di 198 centimetri, quindi rompere una pignata sostanzialmente ogni 8. Vediamo se è possibile. Quindi a questo punto io ho capito le mie nuove geometrie, quindi ho capito anche il calcestruzzo che sto andando a impiegare, voglio farlo con tutto un unico calcestruzzo per agevolare anche il cantiere e per ridurre ancora una volta i pesi anche di questo intervento. Quindi conoscendo la geometria conosco anche il peso, l'incremento che sto andando a fare sul mio solaio, mi ricalcolo, come vedete qui, le mie sollecitazioni che chiaramente cambiano considerevolmente, ma se pensate che prima stiamo valutando un interasse di 20 centimetri con una luce di 4 metri e mezzo, mentre adesso stiamo valutando una luce di 4, sempre di 4 metri e mezzo, ma con un interasse di 1,98 m, cioè di quasi 2 metri. Bene, con l'ausilio di un software, per esempio, di molto facile uso come quello di Gelfi, che sicuramente tutti avete avuto il modo e il piacere di utilizzare nella carriera lavorativa, sicuramente si va facilmente a modellare la geometria che abbiamo appena scelto. Inseriamo i parametri del nostro calcestruzzo centro storico all'interno della sezione dei calcestruzzi. Dopodiché andiamo a valutare qual è l'armatura longitudinale affinché le verifiche. Quindi le sollecitazioni che prima ho calcolato mi risultino quindi verificate e quindi andiamo a disporre le nostre armature, dato che appunto la sollecitazione non si è verificata. Adesso qui ho inserito due F16, chiaramente non andando a armare il nostro travetto con delle armature sensate, ovvero 20 cm non potremmo andare a disporre 5 F18. Ma chiaramente poi rimane nell'ottica solo perché vogliamo, esatto, solo perché vogliamo andare a realizzare un interasse ogni 2 metri, 3 metri. Chiaramente poi qui rientra il nostro lavoro di ingegneri, quindi del buon senso, andare a ottimizzare una soluzione, ma anche poi realizzabile a livello di cantiere. Quindi sicuramente questo è un ausilio per quanto riguarda il mondo della verifica del momento, sia positivo che negativo. E per quanto riguarda invece le verifiche a taglio, chiaramente possiamo andare, anzi, dobbiamo andare a inserire le staffature, i classici F6 e F8, come vedremo, in questo caso addirittura bastavano dei F6 a passo 25. Si va a verificare con la classica formula dell'NTC, stavolta invece chiaramente non di elementi no, senza armatura specifica, ma con elementi con armatura specifica, proprio perché noi stiamo andando a progettare noi ex novo. E quindi la soluzione di questo solaio che porta a verifica, oltre che a migliorare sicuramente la situazione del solaio esistente, quindi è complessivamente questo intervento di irrigidimento, ma poi complessivamente io sono rimasto nei 5 centimetri che mi prefissavo all'inizio, al netto del pavimento, con il riempimento di una pignatta, una ogni 1,98 m sostanzialmente. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione, spero sia stato di interesse questo, diciamo, questo approfondimento e questo addentramento nel mondo anche vogliamo un po' più del calcolo con le nostre soluzioni. E vi rilascio una slide qui con tutte le nostre con i nostri riferimenti di assistenza. E quindi direi che possiamo passare all'ultima sezione del webinar, quindi con le vostre domande, dove risponderemo sia io che il collega l'ingegner Bartlett. Perfetto, intanto grazie Andrea.
Molto interessante, abbiamo ricevuto tantissime domande. Prima ancora di iniziare con la parte appunto del question time che comprenderà l'ultima mezz'ora, giustamente l'ingegner Bruggi ha mostrato i nostri contatti, i nostri riferimenti ai quali ci potete contattare. Considerate appunto siamo tanti oggi connessi, quindi qualora non riuscissimo a rispondere a tutte le domande sarete comunque ricontattati nei prossimi giorni, quindi a breve vedremo di soddisfare le vostre richieste qualora appunto non riuscissimo a farle tutte. Un'altra nota di servizio prima di procedere: domani riceverete il link al nostro canale YouTube con la registrazione della formazione di oggi e appunto invece qualora aveste bisogno delle slide semplicemente scriveteci che provvederemo a mandarvi anche le slide in PDF. Direi a questo punto di proseguire partendo magari dalle primissime domande che ci sono arrivate anche durante il primo intervento dell'ingegner Barlit, per cui ad esempio Maxime ti chiedo, qui ci chiede proprio in riferimento a delle slide che tu mostravi di una soletta collaborante che è di Mantova a doppia orditura. Qui ci dice, buonasera, sul solaio attuale in legno costituito da orditura principale, orditura secondaria e assito, ho a disposizione solamente 6 centimetri per il consolidamento e pavimento. Che soluzione posso adottare? Ci chiede il collega. Allora, in questi casi qua possiamo proporvi il calcestruzzo centro storico, che è un calcestruzzo leggero a densità 1500 kg al metro cubo, che è certificato per diretto incollaggio del pavimento. È un calcestruzzo antiritiro ed è fibrato, quindi diciamo che si fa il getto semplicemente con la rete, poi viene lisciato e poi si incolla il pavimento. Okay. Se dovete incollare eventualmente il parquet, ovviamente prima si dà un primer, il primer centro storico, primer antirisalita di umidità con lo spolvero di sabbia. Perfetto, mi viene anche da ricordare ai colleghi, aggiungo un'ulteriore stratigrafia qualora ci fosse necessità anche di migliorare il comportamento acustico di questa stratigrafia. Una volta fatto il getto in calcestruzzo centro storico, come giustamente anticipava il collega Barlit, si potrebbe posare un materassino sotto piastrella, quindi sempre della gamma centro storico, che è il materassino centro storico, che è in 2 mm incollato direttamente col collante delle piastrelle su cui poi si vanno a posare, appunto, si va a posare la pavimentazione, migliora notevolmente il comportamento acustico al calpestio del solaio, quindi si potrebbe anche migliorare da questo punto di vista. Proseguo sempre, Maxime, nella tua parte iniziale, prima di tornare all'ingegner Bruggi. Allora, ci chiedono la membrana centro storico che si vedeva in alcune foto sotto i connettori, di specificare bene la funzione che ha. Esatto, cioè, la funzione della Credo di membrana. aver già risposto durante la presentazione. Comunque, allora, in quel caso lì, diciamo, ci sono due problematiche. Sostanzialmente, la prima che, essendoci un tavolato, che non erano, diciamo, queste tavole non erano perfettamente accostate, cioè c'era dello spazio, quindi si rischiava che l'acqua del calcestruzzo potesse, diciamo, percolare in questi spazi. E poi perché appunto il legno a contatto, diciamo, cioè il tavolato di legno a contatto con il getto di calcestruzzo potrebbe assorbire quindi l'acqua dell'impasto del calcestruzzo e quindi con problemi sia per quanto riguarda cioè l'assito di legno, ma anche diciamo per quanto riguarda il calcestruzzo. Quindi in questo caso qua si stende una membrana, in questo caso qua membrana centro storico, che sostanzialmente trasparente, però diciamo è come se fosse una carta millimetrata, cioè vedete diciamo proprio delle righe ai quali poi con la matita si segnano semplicemente diciamo i passi dei connettori, quindi si tira una riga e poi si sa che là ci deve andare un connettore. Perfetto. Sempre per te, Maxim, approfitto della successione delle domande relative proprio alla stratigrafia e ai tipi di materiali. Il connettore chimico deve essere steso immediatamente prima del getto?
Allora, si parla di stendere il calcestruzzo fresco su fresco. Questo che cosa vuol dire? Sostanzialmente, diciamo, c'è un lasso di tempo aperto entro il quale bisogna gettare il calcestruzzo sopra il connettore chimico. E si parla di circa mezz'ora d'estate e un paio d'ore d'inverno, quindi sostanzialmente. Cioè sì, più o meno subito, cioè non è che uno magari spruzza stamattina e poi ci ritorna la sera che deve gettare il calcestruzzo, ovviamente no, quindi prima si getta in realtà meglio è. Quindi fresco su fresco, in funzione della stagione, avete un lasso di tempo aperto che trovate in scheda tecnica. Perfetto, nel frattempo ci è arrivata una domanda proprio in diretta e direi di rispondere subito, dato che abbiamo nominato il materassino centro storico. Se appunto abbiamo misurato l'attenuazione di rumore, ovviamente sì, nel senso potete già scaricare alcune stratigrafie anche sul sito LECA, quindi si riescono ad abbattere anche sino a 16 decibel con il materassino appunto centro storico. Dopo ovviamente bisogna capire bene la configurazione del solaio. Poi, continuando, direi di passare all'ingegner Bruggi, che non vedo, forse per una questione di connessione, Andrea. Di linea, ci sono, sono solo Ok. oscurato. Perfetto, perfetto. Così ti faccio domande che ci hanno fatto proprio per la parte di calcolo. Allora, e ci dicono: il consolidamento del solaio in legno con calcestruzzo alleggerito e connettori va a configurare una condizione di orizzontamento infinitamente rigido nel piano? Quali eventuali accorgimenti per mantenere una condizione di deformabilità nel piano? Allora, qui diciamo che è una domanda, è un tema molto, molto aperto e molto ricorrente. Sì, allora sì, perché i nostri connettori, vista proprio anche la loro conformazione, quindi la dimensione stessa del prisma del connettore, hanno bisogno di almeno un 5 centimetri di soletta collaborante, che poi può essere anche maggiorata, però. Parlando del minimo, stiamo nell'intorno dei 5 centimetri e quindi, rientrando sempre i limiti normativi, i 5 centimetri ti portano qua a una conformazione di quello che è il piano rigido. Ok, sempre per te, perché ci chiedono anche del software, nel progetto di consolidamento, ovvero il progetto di consolidamento, richiede sempre il puntellamento o è percorribile anche senza puntellamento, tenendone conto del funzionamento per fasi e quindi se il nostro software ne tiene conto? Allora, c'è una distinzione tra software, ovvero ne tiene conto se stiamo parlando nel mondo latero cemento, proprio per una questione anche normativa di calcolo. Il software implementa, come comunque riportato in tutte le relazioni, quindi sono tutte informazioni che nel software sono chiaramente esplicitate. Tiene conto una considerazione di sempre di puntellare il solaio o quantomeno di tirantarlo in fase di getto. Invece per il mondo acciaio e mondo solai legno c'è la possibilità, troverete una finestrella nella parte bassa della schermata dell'inserimento dati che si può selezionare o deselezionare proprio a seconda della situazione che magari si vuole per esempio si interviene solo in un piano e il sottostante è abitato e non si può sgomberare, quindi non si può puntellare e quindi si può deflaggare sostanzialmente la soluzione di solaio puntellato e quindi i calcoli terranno anche certamente conto di tutta la prima fase, ovvero dove abbiamo i calcestruzzi che sono un peso sostanzialmente e non vanno a influire sulla resistenza. Questo sì. Ok, ricorrente è la domanda del nostro software, quindi ci chiedono se è possibile utilizzare il nostro software. Ho approfittato della risposta dell'ingegner Bruggi per condividere con tutti il link da cui potete scaricare i nostri software direttamente. Sono appunto con download free, per cui direttamente dal sito LECA nell'area download potete trovare tutto. Poi proseguiamo nelle domande. Qui ci chiedono,
In merito alla rispondenza dei nostri calcestruzzi leggeri alle norme tecniche, quindi la parte normativa. Allora, rispondo io poi se si può aggiungere qualcosa. Allora, per quanto riguarda proprio puramente il piano normativo, i calcestruzzi leggeri sono assolutamente, hanno il loro inquadramento e sono assolutamente impiegabili. E non solo quello che si può pensare magari nella ricostruzione, quindi nel recupero edilizio, ma non c'è nessuna limitazione anche nell'impiego del nuovo, chiaramente. Si segue proprio quello che sia ci dice l'NPC 18, che poi le variazioni di circolare, ovvero si può andare a fare riferimento solo a quelle che sono in primis le resistenze, quindi, ma che se vogliamo è esattamente il parallelismo che c'è per i calcestruzzi tradizionali, ovvero un calcestruzzo tradizionale per impiego strutturale non può avere una resistenza sotto il 1620. Sì, il 1618, 1620. Negli alleggeriti vale la stessa limitazione, quindi c'è una limitazione a livello di resistenza e c'è una limitazione poi seconda che è differente, differente sicuramente dal mondo dei calcestruzzi più tradizionali, che è quella relativa alla massa volumica. E quindi anche qui ci sono tutta una serie di classi di massa volumica. Quindi dove l'inferiore è quella, l'inferiore per l'ambito, sempre nell'ambito strutturale, quindi non impieghi non strutturali, ma negli impieghi strutturali è quella di 1400 kg al metro cubo, sopra la quale, quindi sopra i 1400 e sotto i 2000, siamo nello specchio del leggero, quindi dei calcestruzzi alleggeriti, non del pesante, ma inquadrati normativamente per proprio impiego, sia del nuovo, quindi il rifacimento che del nuovo. E inoltre, se volete approfondire magari o avere dei dettagli normativi più specifici rispetto alle semplici indicazioni della circolare, sicuramente il riferimento in questo caso è la UNN 206. Ottimo, qui continuano ad arrivare domande, spero di riuscire a vederle tutte. Comunque, ci chiedono qual è la direzione di messa in opera dei tasselli metallici sui travetti? Magari Barlit? Cioè, inteso come connettore. Connettore, io Allora, immagino di sì. considerate che diciamo, la parte verticale, diciamo, se consideriamo il connettore messo in orizzontale, quindi diciamo con un lato lungo in orizzontale e lato corto in verticale, la spalla del lato corto dovrebbe guardare verso il muro e quindi questi connettori dovrebbero diciamo, cioè sono orientati verso la mezzeria. In realtà sul prisma c'è anche una freccettina e questa freccettina appunto indica la mezzeria, quindi devono convergere verso la mezzeria con questa spalla, diciamo, che dà verso la parete. Poi ci chiedono, i connettori a 45 a muro, immagino che parli del perimetro forte, quindi del sistema di consolidamento antisismico dei solai, il loro passo e la loro lunghezza sono funzioni anche della tipologia del muro? Sì, certo. Allora, certo, sì, scusa, innanzitutto. Prego, vai, vai, Andrea. Allora, sì, anzi, cioè, io che sono l'unica condizione, ma sicuramente quindi il luogo dove stiamo facendo la verifica, quindi la PGA proprio, quindi il sisma, la zona sismica dove siamo. E quindi l'elemento poi strutturale resistente a questa sollecitazione, che quindi chiaramente è l'elemento murario, sicuramente sono dominanti per quanto riguarda il passo e la posa dei connettori, questo senz'altro. Bene, ci chiedono anche, le reti superiori non dovrebbero essere agganciate ai connettori avvitati sulle travi anziché lasciare i connettori liberi, come a volte si vede appunto in alcune foto? No, non c'è bisogno di legare in realtà la rete elettrosaldata ai connettori, cioè i connettori possono fare anche da distanziatore, però non c'è bisogno, cioè non è obbligatorio fissare la rete al connettore.
Poi ovvio, se il passo dei connettori non torna con, diciamo, la maglia della rete, lì bisogna utilizzare dei distanziatori puntuali. Altra domanda, immagino invece per l'ingegner Bruggi, ma la Vitae 45 lavora a trazione? Immagino sempre sul perimetro forte. Allora, se è intesa nel sistema perimetro forte, allora l'inserimento della barra a 45 gradi in realtà ha una doppia funzione, proprio perché il sisma come forzante. In realtà, di fatto, la sollecitazione che è sottoposta è sicuramente quella di taglio, ma chiaramente proprio in previsione del sisma ci sarà anche una componente di estrazione, quindi lavora sia come tirante proprio per tutte le forze di estrazione che possono portarla in questo senso, che come effetto appunto spinotto, quindi per prendersi poi le sollecitazioni taglianti, ovvero quelli per cui viene verificata, quindi per entrambe le tipologie di. Ok, guarda, nel frattempo in realtà il collega ci chiede, no, parlava di quelli a 45 gradi, quindi il connettore centro storico legno. Ah, ok, il posizionamento dei connettori legno è ancora qui. Comunque, in generale, il mondo dei connettori sono elementi per sia andare a contrastare chiaramente la deformazione differenziata tra elemento sottostante e nuova soletta, ma sono elementi che lavorano per taglio. L'inclinazione a 45 gradi da dove nasce? Nasce da uno studio proprio di compatibilità, di andare incontro alle problematiche proprio dell'elemento su cui stiamo andando a posizionarlo, ovvero l'elemento ligneo. L'elemento ligneo, proprio essendo una fibra naturale, quindi avendo le proprie caratteristiche naturali, cosa comporta una vite applicata, se vogliamo, dritta, quindi una classica vite inserite, che sicuramente comunque ha il suo effetto, non perde totalmente di funzionalità, ma quando viene assoggettata a sollecitazioni taglianti, quindi quelle a cui servono i sistemi di connessione all'interfaccia, è molto più soggetta al rifollimento proprio della sezione legno. Andando a immettere invece il connettore come lo inseriamo noi, come l'abbiamo testato e certificato noi, praticamente cosa stiamo andando a fare? Non si va a fare altro che aumentare la superficie di contatto del sistema di connessione con l'elemento legno e quindi allontanare il problema del rifollamento e quindi conferire maggiore sicurezza al sistema di connessione. Bene, grazie Andrea. Ci chiedono diversi colleghi di indicare la stratigrafia ideale quando dobbiamo sia consolidare ma anche fare poi un riscaldamento a pavimento. Rispondo io, diciamo che ovviamente dipende in funzione dell'ispessore a disposizione, cioè innanzitutto considerate il rinforzo, diciamo, quel calcestruzzo 5-6 cm. Eventualmente, se non avete più spazio a disposizione, si può, diciamo, andare direttamente con il pannello radiante e poi sopra fare, diciamo, il pari slim a 1 cm piuttosto che il pari 2.0 a 3 cm. Se diciamo dovete alzarvi o comunque diciamo avete bisogno di far passare qualche impianto e quindi diciamo avete anche quota a disposizione, si può utilizzare anche un Leca Ciammini, ad esempio, sempre quei 5-6 cm come porta impianti e sopra questo appoggiare il sistema radiante, quindi sempre con il Paris 2.0, il Paris Slim come massetto di sopra i tubi. Esatto, io direi anche un po' per riassumere anche a favore dei colleghi che ci stanno ascoltando ancora numerosi, nel caso di stratigrafie specifiche, l'invito appunto a contattarci ai riferimenti nella slide che vedete, quindi allaterlite@allaterlite.it, e poi sarete contattati dal tecnico della vostra zona di riferimento proprio per capire qual è la problematica da soddisfare, quindi la stratigrafia più adeguata alla vostra casistica particolare. Esatto, perché qua le sfaccettature sono molte, quindi bisogna capire sempre gli spazi a disposizione, ma anche diciamo i carichi, perché anche quello è importante, perché a volte magari non possiamo fare i pacchetti molto alti, molto pesanti per un discorso diciamo di portata del solaio, o comunque diciamo della verifica del solaio stesso. Esatto, ci fanno un'altra domanda specifica
Su solaio laterocementizio con travetti in calcestruzzo armato precompresso. Pur rimuovendo completamente il sottofondo di posa dei pavimenti, non sono disponibili più di 7-8 centimetri complessivamente. Appunto, anche in questo caso, quale soluzione adottare? Un po' ne hai già risposto in altri casi, se vuoi magari riassumere. Sì, diciamo in quel caso lì si potrebbe fare anche un calcestruzzo, sempre il 1400, il 1600, il centro storico, eventualmente sopra un massetto, il massetto centro storico. Però cioè, va visto, nel senso, un po' come ha detto Sabrina, se avete delle esigenze specifiche, contattateci e vediamo un po' di risolvere i vostri dubbi. Esatto. Ritorniamo a un'altra serie di domande che sono arrivate specifiche per i tipi di connettori. Ad esempio, ci chiedono, Andrea, la faccio direttamente a te, per i connettori legno, il passo indicato si inizia a contare da filo muro? Allora, questo è riportato ancora una volta anche in relazione proprio per completezza. Effettivamente non l'ho indicato quando vi ho mostrato la schermata in software. Allora, non a filo muro, ma intuitivamente è anche comprensibile perché pensiamo dobbiamo comunque avvitarlo il connettore, quindi posizionare la nostra schiena, del nostro prisma a filo muro significa che poi l'operatore fisicamente non può essere dietro, non può insinuarsi per installare il connettore. Quindi il nostro software stesso considera il da filo muro un passo di 35. Dopo questo passo, sicuramente inizia a fare tutta la spazzatura di 10 centimetri, come nel nostro caso, o ad andare a infittire i nostri connettori. Quindi chiaramente anche nel nostro software si tiene conto di questa spazzatura, che è proprio una limitazione, se vogliamo, geometrica e fisica, poi per rendere possibile l'installazione dei connettori. Bene, ci chiedono informazioni su voci, prezzi di capitolato, eccetera, per tutta questa. Oggi appunto oggi è un seminario tecnico, direi che per tutta questa parte rimandiamo direttamente alle vostre richieste in assistenza tecnica. Considerate anche che all'interno del nostro sito c'è una parte che si chiama proprio rete vendita, da cui potete, in cui potete trovare direttamente il contatto anche della vostra zona per chiedere maggiori informazioni da questo punto di vista. Altra domanda, eccoci, interessante dal punto di vista della posa. Maxime, hai fatto vedere il connettore acciaio saldato. Ci chiede, può essere posato da un operaio normale? Cioè, diciamo che per essere certificata come soluzione deve essere posata da un saldatore col patentino. Col patentino da saldatore. Cioè, in generale posata da un operaio normale può essere anche posata, però in quel caso lì la soluzione non è certificata perché appunto non avendoci il certificato, il patentino lui non la può certificare. Quindi deve essere posata da un saldatore certificato, mentre la soluzione avvitata piuttosto che incollata può essere, diciamo, eseguita anche da un operaio tradizionale. Ci chiedono anche la tempistica di posa del connettore chimico, quindi anche proprio domande specifiche sulla posa. Cioè, quello dipende dalla temperatura esterna, come vi avevo già detto, quindi si parla di circa una mezz'oretta d'estate e si parla, diciamo, di un paio d'ore d'inverno. Lì va un po' capito, quindi trovate, diciamo, un po' il riferimento in scheda tecnica. Cioè, ovvio, magari, che ne so, in piena estate, a mezzogiorno è bene non farlo, così come diciamo d'inverno quando scendono, diciamo, quando le temperature scendono al di sotto di 5 gradi, anche lì è meglio non farlo. Cioè, però, diciamo, queste sono un po' anche prescrizioni che valgono anche, diciamo, in generale per tutti i prodotti dell'edilizia, anche per il calcestruzzo, per dirvi, non è che uno fa il getto quando ci sono magari meno 5 gradi, ok?
Quindi trovate il riferimento in scheda tecnica che appunto varia in funzione della temperatura esterna, lì dipende, diciamo che generalmente è un qualcosa che, per dirvi, c'è la domanda, cioè, mi ricollego a magari anche a un'altra domanda che mi fanno spesso in cantiere, ma lo devo fare tutto, cioè se avete magari, che ne so, 100 metri quadri, è un qualcosa che viene fatto a pezzi, cioè considerate che il connettore chimico si trova in confezioni da 5 o da 10 kg. Se diciamo, lo si spruzza, il consumo è circa 1/1,2 kg al metro quadrato, ok? Quindi basta dividerlo a pezzi, cioè sapendo che se questa stanza è, che ne so, da 80 metri quadrati, so che qua, cioè, la divido per campi e so che qua, diciamo, ci deve andare una confezione del chimico qua, un'altra confezione da un'altra parte, quindi si spruzza e si getta, si spruzza e si getta. Cioè, d'estate è difficile che uno magari fa tutti gli 80 metri quadri e poi li getta tutti, perché magari non ce la fa dal punto di vista del tempo. Poi, ovvio, d'inverno o comunque primavera, cioè, si riesce a fare anche 80 metri tutti spruzzati e poi dopo, diciamo, gettati. Però, ovvio, cioè, uno lo deve sapere prima e bisogna organizzarsi un attimo. Però vi assicuro che alla fine la posa è abbastanza semplice, cioè soltanto quelle due o tre dritte, che la prima è la pulizia del supporto, la seconda è appunto di fare il getto fresco su fresco e poi, diciamo, di organizzarsi, quindi di avere il calcestruzzo già lì e iniziare a impastare il calcestruzzo mentre uno spruzza. Ottimo. Direi che questa domanda posso farla anche ad Andrea. Per realizzare un intervento di irrigidimento, devo andare a rimuovere tutta la cappa se presente sul solaio? No, come avevo anche già accennato nell'esempio, in realtà sempre chiaramente fermo restando che la cappa di questo solaio non sfarini, non sia completamente degradata, che allora lì sì, perché ma anche qui molto intuitivamente non posso andare a realizzare qualsiasi stratigrafia al di sopra di un elemento inconsistente di fatto. Però nel caso in cui invece la mia cappa non presenta particolari criticità, io posso andare appunto a fare una carotatura e quindi una rimozione localizzata dove effettivamente poi vado anche a scavare e a rompere la pignata nel quale poi sarò oggetto degli irrigidimenti. Non serve rimuoverla tutta assolutamente. Ok, sempre per te Andrea, immagino si riferisse al tuo ultimo esempio quando hai creato dei travetti all'interno del solaio. Ci chiedono, quando realizzo un nuovo travetto nel solaio, come lo collego alle pareti? Allora, qui mi rifaccio anche agli esempi che faceva vedere Maxim. Come vedete, nelle pareti non arrivo alla fine della mia slavata. Al momento vedo ancora l'ultima slide, se vuoi mostrare. Andrea, ci senti? No, abbiamo una rete forse un po' lenta. Comunque, io direi a questo punto, Maxim, faccio alcune domande che riguardano forse un po' più la tua parte e nel frattempo aspettiamo la collega. Eccola. Ok, scusatemi, il bello e il brutto della diretta, che è stato imprevisto in ufficio. Non mi ricordo però la domanda a questo punto, nel Esatto, era caos. quando, tranquilla, quando realizzo un nuovo travetto nel solaio, come lo collego alle pareti? Ah, ok, giusto, giusto. Allora, praticamente non vado a filo muro, quindi non sto semplicemente gettando il irrigidimento e poi non vado a collegarlo con le pareti. Chiaramente quello sarebbe solo un peso e anche una ripartizione col verticale assolutamente incompleta. Quindi vado a entrare sostanzialmente a collocarmi proprio ed appoggiarmi anche nella parete verticale. Sia chiaramente con l'armatore, ma anche proprio con il travetto stesso. Altra Scusatemi. domanda, tranquilla, capita, il bello della diretta. Ci chiedono, magari chiediamo direttamente a Maxim, ha
anche in questo caso, secondo me, un po' abbiamo già risposto anche alle altre domande, però te la ripropongo, forse così per chiarire il concetto. Ci chiedono se il connettore chimico si può fare su una soletta già esistente. Sì, il connettore chimico si può fare anche su una soletta esistente, a patto che questa, diciamo, sia compatta, ben adesa e resistente, altrimenti, diciamo, andrebbe consolidata prima la soletta esistente. Ottimo. Sempre per te, ci fanno anche un'altra domanda sempre sul chimico. Il connettore chimico è certificato? Certo, il connettore chimico certificato ha la marcatura CE, poi è un prodotto sperimentato e molto utilizzato. Sì. Tra l'altro abbiamo fatto anche una bella monografia con il Politecnico di Milano che potete scaricare direttamente dalla nostra area download. Quindi tra poco, se volete, vi metto anche il link all'interno della chat, così potete eventualmente scaricarlo. Ci chiedono anche, Andrea, se ci sei, se possono scegliere il connettore da impiegare nei solai in legno. Allora, attualmente nella nuova ultima versione aggiornata veramente da pochi giorni sul nostro sito, la risposta è diciamo uno SME, ovvero la vite, chiamiamola la vite corta, quindi da 130, il nostro software riconosce già quali sono le dimensioni, dove chiaramente è installabile per esempio solo lei, perché per conformazione geometrica una vite con una lunghezza superiore su travetti veramente molto esigui, chiaramente non può essere installata, quindi non vi dà la possibilità di scegliere una vite per esempio 180 su un travetto molto molto piccolo. Ma quando ci spostiamo invece su dimensioni un po' più, chiamiamole un po' più standard di travi, fino a elementi anche con sezioni abbastanza elevate, allora lì nel software, come dicevi in prima battuta, quindi sostanzialmente se ci limitiamo alla pagina principale, il software mi dà un'ottimizzazione della soluzione, quindi mi darà lui la vite che ha valutato. Ma se mi sposto nella sezione parametri, che è un pulsante sostanzialmente che ho trovato nella pulsantiera in basso, posso andare nella colonna, alla riga relativa proprio ai connettori, avrò dei flag che mi dicono: ok, si può valutare anche con, nel caso per esempio l'ottimizzazione mi portasse una vite di tipo 160, anche con una vite di 180. Chiaramente alcune volte questa opzione chiamo di switch, quindi di scelta personale della rete, verrà bloccata. E quindi non è un errore però del software che, come avevate detto, che si possono cambiare le 180 con la 160 e viceversa. Ma questo è per delle questioni chiaramente di certificazione, ovvero ci sono, come vale per la 130 e quindi su travetti ridotti non posso installare la 160, così di conseguenza vale la 180. Per una larghezza inferiore sugli 8 centimetri non posso installare quel tipo di vite. Quindi, qualora non mi si apra la possibilità di scegliere la vite, sicuramente, ricontrollando un attimo la geometria del mio solaio, potrò vedere che la certificazione con cui è stato certificato il connettore non è in linea con le dimensioni del travetto che voglio andare a verificare. Va bene, quindi io direi siamo ormai arrivati all'orario indicato dal nostro programma. Abbiamo ancora tantissime persone che ci hanno seguito fino ad ora, numerosi, infatti vi ringrazio della vostra partecipazione. Direi, nel caso ci fossimo dimenticati qualche domanda della lista, vi contattiamo appunto a breve, il prima possibile. Vi manderemo già domani una mail con il link alla registrazione del webinar di oggi, quindi direttamente punterà sul nostro canale YouTube la Terlite Playlist Webinar, quindi dove trovate sia quello di oggi ma anche quelli precedenti.
Vi invito anche a tenervi aggiornati con i nostri eventi formativi, collegandovi al nostro sito LECA nella parte di formazione tecnica, dove appunto pubblichiamo, i nostri prossimi eventi. Quindi spero di sentirvi numerosi anche ai prossimi eventi e, vi ringrazio della partecipazione e ringrazio anche appunto i colleghi relatori per, l'evento di oggi. Grazie a tutti. Grazie a Grazie a tutti, tutti. arrivederci. Buona serata. Arrivederci.